La notizia della nascita di Francesco Giuseppe, il 18 agosto 1830, suscitò un'enorme gioia nella casa d'Asburgo. L'imperatore e orgoglioso nonno Francesco I era sul trono da 38 anni quando nacque il bambino. Suo figlio, il principe ereditario Ferdinando, zio di Francesco Giuseppe, era fisicamente e mentalmente indebolito. Fu ritenuto inadatto a governare. Sebbene fosse sposato, era quasi certo che non avrebbe prodotto eredi. Il compito di continuare la dinastia toccò al fratello maggiore di Ferdinando, l'arciduca Francesco Carlo, e a sua moglie, l'arciduchessa Sofia. Poiché Sofia aveva già avuto diversi aborti spontanei, la nascita di un bambino sano era a lungo desiderata e le procurò grande sollievo. Fin dall'infanzia, Francesco Giuseppe fu preparato dalla madre come potenziale successore al trono imperiale. La donna aveva un ruolo dominante nella famiglia e una grande influenza sugli eventi politici. Francesco Giuseppe era al centro dell'attenzione della famiglia e della corte. La madre, orgogliosa, annotava meticolosamente nei suoi diari ogni dettaglio dello sviluppo fisico e mentale del primogenito. Era chiaro che il piccolo arciduca sarebbe diventato imperatore. Le linee guida per la sua educazione e la sua istruzione furono redatte con grande cura. L'apprendistato di Francesco Giuseppe alla carica di imperatore è ben documentato. Le basi di questa educazione si fondavano sul senso del dovere, sulla religiosità e sulla consapevolezza dell'eredità dinastica. L'arciduchessa Sofia e il cancelliere di Stato Metternich progettarono il programma educativo. Il ragazzo doveva comprendere molte materie diverse. Una delle principali enfasi era sulle lingue, a partire dal tedesco e dal francese, la lingua franca dell'élite politica e sociale dell'epoca. Inizialmente vennero aggiunti il ceco e l'ungherese, seguiti dall'italiano e dal polacco, assicurando che tutte le principali lingue della monarchia fossero apprese dal ragazzo. Oltre a queste, Francesco Giuseppe prese lezioni di latino e di greco. Fu istruito anche in nozioni generali, tipiche dell'epoca, e in discipline artistiche come il disegno, per il quale dimostrò una notevole attitudine, e la musica, che non suscitò in lui grandi entusiasmi. Tra le altre aree principali vi erano l'educazione fisica, suddivisa in ginnastica, nuoto, scherma, equitazione e danza, e l'introduzione alle basi della strategia militare, in preparazione al successivo addestramento degli ufficiali. L'aspetto militare della sua educazione era prevalente, poiché il futuro imperatore doveva essere incoraggiato a considerare l'esercito come la pietra miliare più importante del governo. Metternich impartì personalmente al giovane principe istruzioni sul sistema politico. Francesco Giuseppe ebbe poco tempo libero durante la sua infanzia. All'età di 6 anni frequentava 13 ore di scuola alla settimana. A 7 anni passò 32 ore e a 16 anni il suo regime quotidiano iniziava alle 6 del mattino e terminava alle 9 di sera. Molti biografi considerano l'addestramento di Francesco Giuseppe come severo, che non lasciava spazio all'immaginazione, plasmando la sua personalità adulta. Sicuramente ha gettato le basi per l'immagine di Francesco Giuseppe come soldato e principale servitore dello Stato. I risultati di tutti gli sforzi compiuti per preparare l'arciduca come futuro monarca furono messi alla prova nel 1848. Durante la rivoluzione, la famiglia imperiale fuggì da Vienna, rifugiandosi a Olmutz, Olomouc. Questa città di provincia della Moravia fu teatro di uno spettacolare passaggio di consegne. Alla luce degli eventi, si pensò che l'abdicazione dell'indebolito imperatore Ferdinando potesse essere sfruttata per ridare alla dinastia un ruolo attivo. Il padre di Francesco Giuseppe, l'arciduca Francesco Carlo, che era il prossimo in linea di successione, rinunciò al suo diritto al trono dopo una forte persuasione da parte della moglie Sofia. L'arciduchessa capì che era giunto il momento di realizzare il sogno della sua vita, vedere il suo primogenito come imperatore. Anche la scelta del nome ufficiale dell'imperatore diciottenne è significativa. In un primo momento si era pensato di farlo salire al trono come Francesco II, in memoria del nonno. L'aggiunta del secondo nome voleva ricordare l'imperatore del popolo Giuseppe II, che era ancora venerato dai popolani,
In questo modo si creò il doppio nome di Francesco Giuseppe I, una scelta insolita per la casa d'Asburgo. Ma il giovane imperatore deluse rapidamente le speranze delle forze progressiste imperiali. Dietro l'immagine giovanile, le vecchie forze reazionarie avevano ancora il sopravvento. La rivoluzione fu repressa con grande severità. I leader furono perseguitati e costretti all'esilio, giustiziati o condannati a lunghe pene detentive. Un episodio dimostra quanto l'imperatore fosse impopolare all'inizio del suo regno. Il tentativo di assassinare Francesco Giuseppe a Vienna nel 1853 da parte del sarto ungherese János Libény. Egli voleva vendicare la dura punizione inflitta ai rivoluzionari in Ungheria. L'imperatore se la cavò con lievi ferite, ma il responsabile dell'attentato fu impiccato a Vienna. L'inizio del regno di Francesco Giuseppe fu definito dal suo rifiuto delle richieste di costituzione. Le speranze suscitate dai progetti di costituzione delle forze liberali a partire dal 1848 si infransero con il Silverster Patent del 1851, che abrogò la Costituzione fondamentale. La politica del giovane imperatore fu improntata a un ritorno all'assolutismo. Francesco Giuseppe si considerava un monarca assoluto, responsabile solo di fronte a Dio, che governava il corpo politico con un'autorità esclusiva, svincolata dalla Costituzione o dalla volontà del popolo. Il cuore dello Stato poggiava sulla dinastia e sul sostegno della Chiesa Cattolica. La tradizionale fedeltà della dinastia asburgica alla Chiesa Cattolica fu confermata dal concordato del 1855. Il clero cattolico tornò a essere influente nel diritto matrimoniale e familiare e nell'istruzione. Questo fu visto come un insulto alle forze liberali. Nel 1854 l'imperatore Francesco Giuseppe sposò l'imperatrice Sissi. A differenza di molti matrimoni reali, questo fu un matrimonio d'amore. I due si innamorarono appena si incontrarono. Ma la giovane imperatrice non era pronta per una carica così alta e la madre dell'imperatore aveva addirittura preferito un altro candidato. Per la timida principessa bavarese fu difficile adattarsi alla vita nel palazzo imperiale austriaco. Sissi aborriva i suoi obblighi di regina d'Ungheria e imperatrice d'Austria, nonché i suoi doveri familiari. Inizialmente il matrimonio fu all'altezza delle aspettative, ma cominciarono a sorgere dei disaccordi. Tuttavia, Francesco Giuseppe amò la moglie fino alla fine della sua vita. Data la sua bellezza, l'imperatrice aveva molti ammiratori e, secondo pettegolezzi maliziosi, diversi amanti. A causa della vita monotona e noiosa a corte, Sissi sviluppò disturbi alimentari. Era sinceramente preoccupata della sua bellezza e praticava varie forme di esercizio fisico. Isolata e solitaria, parlò persino di suicidio. Sissi ebbe una tragica fine, fu assassinata. Francesco Giuseppe fu molto scosso dalla morte della moglie e continuò a preservarne la memoria. Quello che era iniziato come un matrimonio d'amore andò rapidamente in frantumi e si concluse tragicamente. Tuttavia, da questa unione nacquero quattro figli: Sophie, Gisela d'Austria, Rudolf e Marie Valérie. Francesco Giuseppe aveva uno stile autoritario, credeva che il potere decisionale dovesse essere esclusivamente nelle mani dell'imperatore. Giovane e inesperto, si affidava alle persone che lo circondavano, in particolare alla madre e a diversi consiglieri estremamente conservatori. Tuttavia, fu spesso caricato di enormi responsabilità. I primi anni del suo regno furono macchiati dall'arbitrarietà, dall'insensatezza e dalla miopia politica, dando vita a numerose decisioni sbagliate. Il più grande errore di politica estera dell'imperatore fu la posizione dell'Austria nella guerra di Crimea 1853-1856, una disputa tra la Russia e il crollante impero ottomano incentrata sulle regioni intorno al Mar Nero, che si evolse in un conflitto paneuropeo. Francesco Giuseppe dichiarò la neutralità dell'Austria, snobbando lo zar russo Nicola I, il suo più stretto alleato. Solo pochi anni prima lo zar aveva fornito un aiuto fondamentale nella soppressione della rivoluzione ungherese del 1848-49. Questo massiccio sostegno russo avrebbe dovuto unire i due regimi più reazionari d'Europa, l'impero russo e quello austriaco, ma l'alleanza crollò
dopo il vacillamento di Francesco Giuseppe. Un'altra battuta d'arresto fu la perdita dei territori dell'Italia settentrionale durante la lotta per la riunificazione italiana. A ciò seguì un disastro personale. Nella battaglia di Solferino del 1859, Francesco Giuseppe assunse il comando supremo. La sconfitta austriaca dimostrò la sua incompetenza come leader militare. L'Austria fu quindi costretta ad accettare gravi perdite territoriali. La Lombardia, la provincia più ricca dell'impero, fu ceduta nel 1859, seguita dalla Venezia nel 1866. Il governo di Francesco Giuseppe fu scosso anche dall'umiliante sconfitta dell'Austria nella battaglia di Königgrätz del 1866, che portò alla perdita definitiva del primato asburgico tra i principi tedeschi. Quando nel 1871 fu fondato l'impero tedesco, completando l'unificazione della Germania, la leadership prussiana prevalse e l'Austria ne fu esclusa. L'impero austriaco fu costretto a stabilire una politica di alleanza con l'impero tedesco, economicamente più forte, che divenne la principale potenza dell'Europa centrale. La monarchia asburgica, economicamente più debole e politicamente molto meno stabile, fu costretta ad assumere il ruolo di partner minore. Uno dei risultati più importanti di queste riforme fu il compromesso con l'Ungheria in risposta alle richieste dell'élite ungherese, che aveva assunto una posizione di resistenza passiva dopo la soppressione della rivoluzione del 1848. Essendo il territorio più vasto dell'impero asburgico, le autorità centrali viennesi repressero l'Ungheria. Grandi contingenti militari, necessari altrove, furono consegnati all'Ungheria durante la crisi. La ricerca di un consenso si concluse con l'incoronazione cerimoniale di Francesco Giuseppe a Budapest nel 1867 e la firma del compromesso. Si creò così la duplice monarchia austro-ungarica, un'unione reale tra due stati, uniti da un capo di Stato e da una politica estera comuni. L'esercito era un altro importante legame. Per quanto riguarda gli altri affari di Stato, l'Ungheria ottenne la piena autonomia. La monarchia aveva ora due capitali, Vienna e Budapest. Nel giro di pochi decenni, quest'ultima divenne una metropoli di importanza europea. Esistono ora due governi separati e due parlamenti paralleli. Per molti aspetti, gli sviluppi nel Regno d'Ungheria seguirono una direzione molto diversa da quelli della metà austriaca. Mentre quest'ultima si considerava uno stato multinazionale, l'Ungheria, che aveva una composizione etnica altrettanto varia, perseguiva una politica nazionalista. Un altro passo decisivo verso la monarchia costituzionale fu la Costituzione di dicembre sancita da Francesco Giuseppe il 21 dicembre 1867. Essa costituì la base costituzionale della monarchia fino al 1918. A differenza della monarchia britannica, il governo continuò a rispondere principalmente all'imperatore e non al Parlamento. I ministri erano principalmente consiglieri dell'imperatore, considerati strumenti del governo imperiale, piuttosto che un'autorità esecutiva della volontà del popolo. L'imperatore era anche l'asse che teneva unite le due metà dell'impero. Tutte le decisioni che avevano un impatto sull'impero, in particolare nella sfera della politica estera, erano nelle sue mani. L'esercito era un altro strumento del potere imperiale, in quanto non era soggetto al controllo parlamentare. Rispondeva solo all'imperatore, il comandante militare supremo. Per quanto riguarda le nazionalità, la politica balcanica dell'Austria-Ungheria era molto rilevante. Francesco Giuseppe aveva piani espansionistici di vasta portata nell'Europa sud-orientale. Vedeva i Balcani come un sostituto dei territori italiani che aveva perso. Con il ridursi dell'impero ottomano nel corso del XIX secolo, emersero nuovi stati, Grecia, Serbia e Romania. Le grandi potenze europee furono coinvolte in questo processo come elementi protettivi. Un enorme conflitto di interessi sorse tra l'Austria-Ungheria e la Russia, che si considerava la potenza protettrice degli slavi balcanici. Nel 1878, secondo le risoluzioni del Congresso di Berlino, le province ottomane della Bosnia ed Erzegovina furono occupate, anche se ufficialmente rimanevano parte dell'Impero Ottomano.
A questi territori sottosviluppati fu poi conferito lo status di province. Questa espansione territoriale ebbe anche conseguenze politiche sulla questione della nazionalità. L'aumento dell'etnia slava nell'impero portò successivamente a rivolte nazionaliste. I decenni successivi al 1867 furono caratterizzati da progressi in campo culturale ed economico. L'impero asburgico si evolve con l'emergere di nuovi settori industriali e di una classe media finanziariamente forte. La monarchia passò da uno stato agrario feudale a una società industriale, sebbene vi fossero ancora enormi differenze tra le parti altamente sviluppate e le regioni arretrate dell'impero. Francesco Giuseppe aveva un atteggiamento ambivalente nei confronti dei cambiamenti sociali. La corte viennese era un bastione tradizionalista e considerata la più elitaria d'Europa. In un impero che sembrava più che altro un mosaico di etnie, Francesco Giuseppe visse sul filo del rasoio. Sebbene si considerasse un principe tedesco e ritenesse che la cultura e la lingua tedesche fossero il collante della monarchia, non permise mai di dare il minimo segno di favorire un gruppo etnico rispetto all'altro nelle sue relazioni personali. Francesco Giuseppe rappresentava un concetto premoderno di nazionalità. Era indifferente ai conflitti tra le molteplici nazionalità dell'impero. Durante i decenni di boom che precedettero la fine del secolo, la monarchia godette di un periodo stabile, anche se non sempre pacifico. Sotto questa patina di tranquillità cominciarono a nascere problemi sociali e conflitti politici tra i diversi gruppi etnici. Uno dei principali critici del governo di Francesco Giuseppe fu il figlio Rodolfo, che sosteneva le idee liberali. Per questo motivo egli evitò deliberatamente ogni influenza politica. Esistevano inoltre notevoli divergenze di opinione, alimentate da antipatie personali, tra Francesco Giuseppe e suo nipote, l'arciduca Francesco Ferdinando, che era stato scelto come successore dopo il suicidio di Rodolfo. Una delle ragioni principali del difficile rapporto tra i due uomini fu il matrimonio morganatico dell'erede al trono con la contessa Sophie Chotek, che l'arciduca impose nonostante l'opposizione dell'imperatore. Ma a un prezzo, la prole di Francesco Ferdinando fu esclusa dallo status e dai privilegi della dinastia imperiale. Dal 1893 in poi, i governi della metà imperiale austriaca divennero sempre più instabili, non riuscendo ad affrontare le questioni sociali più urgenti e subendo la costante pressione degli estremisti nazionalisti. L'esercito e la burocrazia emersero come i pilastri più importanti della monarchia, che continuò a essere gestita secondo principi antiquati, senza alcun tentativo di correggere le carenze di base. L'impero e il suo governo furono travolti dall'era moderna. La situazione balcanica, la polveriera d'Europa, rappresentava un pericolo per l'Austria-Ungheria. Quando la Bosnia-Erzegovina fu definitivamente annessa all'Austria nel 1908, scoppiò una crisi di politica estera tra l'impero asburgico, la Serbia e l'impero ottomano. Il margine di manovra in politica estera era fortemente limitato, poiché l'Austria-Ungheria non aveva altri alleati in Europa oltre alla Germania, il che la rendeva ancora più dipendente da questo unico partner. Le tensioni si fecero forti quando si diffuse la notizia dell'assassinio di Francesco Ferdinando e di sua moglie a Sarajevo il 28 giugno 1914. Francesco Giuseppe considerò questo atto un attacco all'onore della dinastia e dichiarò guerra alla Serbia, che riteneva avesse progettato l'assassinio. In una reazione a catena, diversi stati si dichiararono guerra l'un l'altro e la Prima Guerra Mondiale ebbe inizio. Il ruolo di Francesco Giuseppe in tutto questo è stato giudicato in molti modi dai biografi. Alcuni lo ritraggono come un vecchio rimbambito che, isolato dal mondo, non capiva più le conseguenze delle sue azioni. Altri pensano che l'anziano imperatore abbia consapevolmente portato l'impero alla rovina, prevedendo la fine del mondo che conosceva. La Grande Guerra fu la rovina dell'impero asburgico. Francesco Giuseppe morì di polmonite all'età di 86 anni, il 21 novembre 1916, tra i tumulti della Prima Guerra Mondiale. Con la sua morte, la monarchia perse uno degli ultimi pilastri dell'eterogenea struttura statale, già indebolita da tensioni sociali ed etniche. Le esigenze del conflitto globale spinsero la situazione sull'orlo del baratro.
Per molti il corteo funebre del 30 novembre 1916 fu un simbolo toccante della fine di un'epoca.